Discutiamo poi con Angela, che da 10 anni lavora come pittrice e modellatrice. Con lei analizziamo maggiormente i problemi legati proprio al lavoro di realizzazione dei carri. Nell'arco di 10 anni ci sono state delle migliorie e questo è innegabile, specialmente quelle che si sono viste a ridosso delle elezioni, cioè 2 anni fa, il completamento dei lavori. L'abbellimento estetico c'è stato perché i muri a mattoni di cemento sono stati intonacati, le porte ridipinte, la pietra lavica fuori. Insomma, un po' di lusso, forse un po' per mostrare un aspetto migliore rispetto a quello che c'è dentro, in cui ci sono delle cose di cui non si poteva fare a meno e di cui è stato fatto a meno, cioè dotarci di un pavimento industriale che permette di avere più sicurezza, perché noi lavoriamo su scale, ponteggi e quindi le regolarità ci rendono la vita veramente difficile. E poi la rifinitura dei muri, che non è sanitaria, cioè è un ricettacolo di polvere per noi. Basta passare la mano che sta roba bianca, forse calce, si sfarina. Quindi avrei visto meno mattonelle in pietra lavica scolpite sulla facciata, insomma sulla recinzione, che non la scelta di migliorare la condizione di sicurezza del lavoro interno. Poi insomma siamo stati dotati dei servizi igienici e questo va bene. Si è sistemata la casetta del lazzaretto e che rimane chiusa, è stata aperta solo per qualche conferenza stampa, non viene utilizzata né per fare accoglienza agli studenti, per fare laboratori, né per archiviare fotografie o qualunque genere di... È chiusa, può essere solo oggetto di vandalismo. Poi non è stato assolutamente pianificato lo smaltimento dei rifiuti della cittadella, in quanto inerti, rifiuti speciali, carta, polistirolo, legno, roba che viene da fuori perché il cancello è quasi sempre aperto durante tutto il periodo di lavorazione, quindi persone estranee ai cantieri, alla lavorazione, vengono tranquillamente a buttare qui vicino allo scarabile ingombranti, vetri, porte, piuttosto che copertoni, come se nulla fosse. Tra l'altro noi non abbiamo neanche un piano per lo smaltimento, quindi dei nostri rifiuti, degli oli, viene tutto buttato nello scarabile. Angela ci parla poi di un documento non ufficiale che ha ottenuto proprio in merito alla sicurezza sul lavoro. Tra i miei amici c'è uno di quelli che rilasciano le certificazioni per la sicurezza sul lavoro. Un po' quando ho scoperto il lavoro che facevo, così gli raccontavo le condizioni in cui si lavora e anche di alcuni infortuni dei colleghi che non di rado si feriscono in modo più o meno grave, perché non utilizzano i sistemi di sicurezza, quelli lì di base, occhiali, guanti, un po' per la fretta, un po' per la disattenzione, ma anche per la mancanza di una formazione vera e propria, cioè i lavoratori qui non vengono seguiti con dei corsi sulla sicurezza, sul primo intervento, primo soccorso. Ed è inevitabile che quando si lavora in un cantiere i rischi sono tantissimi. Tra l'altro anche un capo cantiere responsabile ti fornisce un minimo di strumentazione, una mascherina, un paio di occhiali, ma tutto quello che sono imbragature, ponteggi sicuri per come dovrebbero funzionare non funzionano, e quando qualcuno si fa male di solito le spese vanno a carico, diciamo, del cantiere, che come una famiglia tutela la persona che si fa male. Il documento sulla sicurezza che ci viene mostrato parla di realizzazione di necessarie opere edili, come il rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto del capannone posteriore e di opere per evitare l'infiltrazione dell'acqua piovana. Parla anche di realizzazione della pavimentazione industriale, eventuale trattamento delle parti di amianto non adeguatamente incapsulate, impianti elettrici d'emergenza, impiego di ponteggi adeguati alle norme di sicurezza, oltre che sostituzione delle vernici attuali con quelle a base d'acqua e revisione dell'impianto antincendio, con ricollocazione degli estintori e creazione di allarmi ottici e sonori. E ancora, collocazione di cassette di primo soccorso, revisione del piano di evacuazione, verifica delle vie di esodo, eccetera, eccetera. Continuando a parlare, vengono poi fuori altri problemi. E poi tra l'altro c'è un grossissimo problema di allagamenti, specie nei cantieri, quelli lì, quelli nuovi, quelli dietro. I carristi sono costretti, io lo so perché ci ho lavorato qualche anno, quando piove entrano 6-7 centimetri di acqua
e chiaramente lasciando a terra gli attrezzi c'è dispersione di corrente, se ci sono pezzi in cartapesta si rovinano, se c'è il gesso si rovina e poi non si può lavorare chiaramente nel pavimento bagnato. L'infiltrazione è tale che sotto dove ci sono i cantieri delle macchine infiorate scola l'acqua dal tetto e io non penso che giovi a livello strutturale al ferro, al cemento, quello che c'è che fa il pavimento. Insomma, l'acqua si infiltra in un modo pazzesco. Parliamo poi dei problemi economici che affrontano i carristi. Il lavoro, ecco sì, sicuramente il carrista di professione deve essere come una casalinga che sa fare bene i conti, perché a sforare, a metterci soldi di tasca non ci vuole niente, specialmente quando si entra in una competizione si tende a voler lavorare, a realizzare cose importanti, opere importanti, e penso che si è visto perché la qualità dei carri è eccellente. Di tantissimi carri, oramai si vedono carri bellissimi, anche quelli che arrivano gli ultimi premi vengono inseriti in una graduatoria, prendono gli ultimi premi, sono comunque carri di alto pregio. Se non si fanno bene i conti si sfora alla grande. Comunque sia, cioè la grandiosità che i cittadini apprezzano e che la gente da fuori viene a vedere è tutta dovuta allo sforzo enorme dei lavoratori, che lo fanno veramente per passione, perché in tasca non ti rimane niente. Normalmente se io lavoro 7-8 ore al giorno per 5 mesi, cioè dovrei avere uno stipendio, dovrei essere messa in regola, avere un'assicurazione, tutto questo non avviene, e quindi con 2-3 mila euro si paga chi ti dipinge tutto un carro e te lo modella, quindi 5-6 mesi di lavoro pagati così poco, senza contributi, ed è per questo che un carro può ricevere un premio da 30-32 mila euro. È assurdo, è assurdo. Mentre parliamo con Angela, arrivano altri carristi e ci spostiamo nel cantiere Gapas, uno dei più giovani e dei migliori, avendo ottenuto sempre buoni piazzamenti e un costante ottimo gradimento da parte del pubblico. Discutiamo con Salvo Messina, col quale ci soffermiamo sull'organizzazione. C'è un prodotto che veramente è il top. Dicendo proprio che non ha niente a che invidiare il Viareggio, non dico che è superiore, nemmeno inferiore, proprio ci possiamo paragonare al Viareggio. La qualità c'è, solamente che penso anche io che non c'è invece una buona organizzazione. Su questo punto di vista non mi toglie nessun dubbio nessuno, perché io volevo fare un paragone, non lo so se lo posso fare, comunque penso di farlo. Il paragone di come si chiama quella manifestazione che fanno ad Aci Catena, Cine Nostrum. Da 4 anni, sembra 4-5 anni, Cine Nostrum è arrivato quasi, non so, è bellissimo, cioè il top, no? Sentiamo dei nomi a livello internazionale, se no a livello mondiale, che hanno vinto anche dei premi Oscar, stanno cercando di curare questo aspetto a livello culturale, no? Lo hanno portato a un livello alto. È venuto Benigni, è venuto Verdone, è venuto Morricone, cioè, non mi ricordo ora i nomi precisamente, però sono venuti dei nomi che naturalmente portano a me, anche se sono invitato, del prestigio, no? Ad Acireale chi è venuto per il carnevale? Ditemi voi, nessuno. Allora chi ha interesse di venire ad Acireale per far salire di qualità il nostro carnevale? Io penso nessuno. Con tutto ciò sempre torno a dire che il prodotto è un prodotto eccellente. Tu per lavorare, stare qua, rubi tempo alla famiglia, rubi tempo ai tuoi figli, rubi tempo a te stesso naturalmente per portare la tua opera alla tua città, perché ti piace fare questo, no? Però ahimè vogliono tutto che rimanga livellato, bello, pulito, liscio, perché se si alza la qualità si abbassa qualche altra cosa, no? Cioè, secondo te non è una questione, diciamo, di incapacità o incompetenza? No, 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 no.
Quindi la competenza c'è. La competenza ci sono anche per organizzare, ma non lo vogliono organizzare, perché secondo me organizzandolo bene va a mancare in qualche altro posto a certe persone un certo giro.